Deve venire a piovere. Mo viene a piovere. Non lo so, perché? No, ahi, ti vede che ti sei messo l'impermeabile, il cappello, la sigaretta. No, non è mai possibile che non capisci mai niente, nemmeno per sbaglio. Ma l'hai mai visto i telefilm americani, gli inseguimenti, il tenente Coia, cosa lo usa? Quando fanno gli inseguimenti, i pedinamenti, tengono sempre l'impermeabile se no vengono riconosciuti. Sì. E certo. Nei telefilm americani piove? Mai. Però tengono l'impermeabile? Sempre. Hai capito? E tu vuoi fare un inseguimento con la maglietta bianca, fai presto, vatti a mettere qualcosa addosso, sciocco. Va bene, subito. Fai presto. Non è possibile, ma come ti sei combinato? Come lo tenendo Colombo? Dai, già. Secondo te anche questa è un'opera d'arte? Si capisce che è un'opera d'arte, no? È naturale. Vedi, sapete, io effettivamente mi sono trovato un po' a disagio, un po' perplesso, perché quello tutto mi sembrava tranne che una galleria d'arte. Ma scusa, perché? Perché? Ma ci si pure tutto. Ci si va a catenella, a seggia, o cesse, senza offese per chi ci sente. Ma non è un problema, vai avanti. Allora. Ma ci voleva solamente una bella cucina e avevamo fatto bene. La fine della casa, secondo te. Ecco, ma questa no, è la sensazione aspetta. Che ho provato. Ok, ma aspetta un momento, guarda, Sabato, dobbiamo ragionare, onestamente. Fermiamoci e ragioniamo un momento. Fermiamo. Allora, tu sei ignorante, non ti piglia collo, non è così? No, questa è la verità. È la verità, perché hai fatto fino alla terza elementare. Però due volte. Due volte sono fatti tuoi, nemmeno questo è un problema. Io modestamente sono quasi ignorante perché ho già fatto fino alla terza media e poi mi sono bloccato. Però mi sono bloccato io, non mi sono fatto bloccare dagli altri. Lo so, non c'è bisogno che puntualizzi. Oh, allora poi il ragionamento che faccio io? Dico, ma è mai possibile che a due persone ignoranti come me e Salvatore ne possono capire più di altre che magari, non so, hanno una laurea in critica e che in più tengono pure i soldi? E capite quello che pensi? Come sbaglio? Se io ho afferrato bene il tuo concetto, significa che se io studiavo a me mi piaceva il quadro che la seccia. Proprio così, bravo Salvatore, e secondo me avresti percepito anche il messaggio. Scusate, professore, un attimo solo. Che è successo? Niente di particolare.
E che ci sta una diatrina di una discussione fra me e Salvatore. Momento, riprendete la limonata. E il limone a me, grazie. Sì, grazie. Io, allora il limonato passa a tre. Vai. Oh, allora, la discussione era chiesta. Permette che ce lo spieghi io. È naturale, se ce lo dici tu, professore, ha ragione a te. Che significa? Boh, parlo tu, via. Professore, il nostro ragionamento, la nostra discussione è nata intorno a quest'arte moderna. Noi, in parole povere, vorremmo sapere da voi, secondo voi, quest'arte moderna è arte o è una strunzata? No, professore, perché per me è arte. Io dico che è una strunzata. Per lui. Allora, adesso io vi dico che cosa diceva il filosofo Protagora. Ah, il famoso Protagora. Quello del teorema, professore. No, teorema e Protagora. Quello è Pitagora, un'altra cosa. Quello è Pitagora, questo è Protagora di Abdera. Abdera. Di Abdera. Diceva Protagora di Abdera. L'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Signor Poco e Bicarbonato. Esattamente. Ecco. Allora. Significa... È che sì, oiga signorante, ne capite niente. Professore, spiegateglielo significa bene. Significa questo. In pratica, Protagora che dice che l'uomo è l'unico giudice, è il centro dell'universo. Quindi, se l'uomo salvatore pensa che Fontana è solo uno che sfregge i quadri bravo, e li rompe, allora Fontana non ne ha. È una stronzata. Se invece l'uomo Saverio... pensa che i quadri di Fontana sono belli perché ogni volta che vede un quadro di Fontana lui sente un'emozione. Non la sente, professore. La sente l'emozione, che ne sai, tutta così. Allora Fontana è arte. Concludendo, Protagora dice che Fontana è arte e non è arte. Questo è tutto. E stiamo punto e daccato. Grazie, professore. Professore, quello che io invece non ho capito per bene è come si comporteranno, come reagiranno i posteri di fronte a questi pittori moderni. E come hanno reagito? Mo mi spiega. Tempo fa, un muratore amico mio, sotto le macerie di una villa a Torre del Greco, trovò un quadro di Luca Giordano. Stava scritto sopra al mattino, mi ricordi? Luca Giordano. Non appena lui trovò questo quadro di Luca Giordano nella cantina dove stava lavorando, subito intuì, questo qua minimo deve essere un capolavoro, niente, un'opera d'arte. Bravo. Allora che fece lui? Piglia e chiamò il direttore dei lavori e l'impresa stessa, l'impresa in persona, venne e gli regalò in omaggio una bella mazzetta in moneta. Grazie. E che c'azzecca con Fontana? C'azzecca? Ma vi spiego come c'azzecca. Aspetta. Fra mille anni, un muratore del 3000 sotto alle macerie di una villa qualunque piglia e trova un quadro di Tom Wasserman. Esattamente, Tom Wasserman. E Wasserman, chi lo lasi filite? Lo signore, che cazzo che cade a stanza e bagno, non faccio muro. Ma poi, allora vengo a voi e questa è la mia domanda. Due punti. Secondo voi, questo muratore del 3000 che cosa penserà di aver trovato? Un capolavoro! O l'ucessi scassata? L'ucessi scassata. Professore, perde pure la mazzetta, secondo me.